Ciao ragazzi, come state? Spero bene, io anche sto bene, grazie. Sono molto contento che mi abbiate mandato praticamente quasi tutti il disegno di tecnologia, erano tutti molto belli, bravi, sono molto orgoglioso di voi. Ringrazio anche i vostri genitori per la collaborazione in questo momento, in questo periodo di difficoltà. Ma settimana nuova, nuova tavola di tecnologia. Adesso se mi seguite insieme, come l'altra volta, andiamo a farla e vedrete che sarà molto semplice. Mi raccomando, anche oggi dovremo utilizzare compasso, righello e matita, sempre molto leggero perché ci saranno poi delle parti della matita che dovranno essere cancellate con la gomma. Immediatamente dovete andare a dividere il foglio come l'altra volta, quindi cercate la metà da una parte, la metà da una parte dall'altra e poi prendete il compasso. Col compasso lo aprite con il raggio di 10 centimetri. Col compasso aperto di 10 centimetri andremo a fare l'origine e poi andremo a puntare e andremo a fare il nostro bel cerchio. Sempre, mi raccomando, leggero. Ok? Una volta fatto questo, sempre con il raggio di 10 centimetri, andremo a puntare qui. Questo qua sarà il nostro numero 1. Andiamo a puntare qua e faremo una semicirconferenza. Una volta fatto questo, andremo a mettere i punti. Qua sarà 2, 3 e infine il quarto punto, che è quello che già prima si incontrava. E andremo a fare come facevamo per il nostro triangolo equilatero. Uniremo con il righello matita leggera, mi raccomando. Uniremo tutti e tre i punti. Io la faccio un po' più pesante la matita così voi potete vederla, perché se no nel video non si vede. E abbiamo fatto il nostro triangolo equilatero. Poi riprendiamo il compasso, sempre il raggio di 10 centimetri e andiamo a puntare sul 4. Così. E andremo a fare un'altra semicirconferenza. Eccola qua. Una volta puntato sul cubo, una volta avendo fatto questo, andremo a mettere i puntini dove si incontrano, quindi qua sarà 5 e 6 e andremo ad unire. Andremo a fare un altro triangolo equilatero, però questa volta con la testa all'ingiù. Così. Dove andrà a finire? Andrà a finire sul numero 1, ovviamente. Quindi così uniamo. Uniamo. Quindi, una volta uniti tutti questi punti, li dovreste trovare con un disegno del genere. Fatto questo, andiamo ad unire tutti i vertici del nostro triangolo. Quindi andiamo a unire questo con questo. Andiamo a unire il 2 col 5. Andiamo a unire il 5 col 4. Matita leggera, mi raccomando. Andiamo a unire il 4 col 6. Ecco qua. Il 6 col 3. E infine l'uno col 3, sempre con il righello, sempre con la matita leggerissima. Ok, adesso vi dovete munire di gomma. Con la gomma cosa andremo a cancellare? Andremo a cancellare le nostre righe del compasso. Io le ho fatte molto leggere perché poi dopo bisognerà colorarle. Quindi noi le cancelliamo, solo quelle interne. Andiamo a cancellare questa, andiamo a cancellare questa qua, andremo a cancellare anche questa qua, andremo a cancellare questa e andremo a cancellare anche questa qua. Poi se avete cancellato qualcosa di troppo la andate a rifare piano piano, io per quello che ho detto matita leggera. Ok.
Siamo arrivati qua. Ora ci manca ancora da cancellare ancora due cose. Allora, questa parte qua fuori, che non ci interessa. Questa parte qui che non ci interessa qua fuori. Una volta cancellate queste righe qua e questa qua, bisogna ancora cancellare questa qua, questa qui e anche questa qua centrale. E mi viene una specie di stella. Adesso vado a rifare di nuovo, a rimettere quei pezzettini che ho cancellato prima. Così. Cosa bisogna fare ancora? Bisogna unire il 2 con il 6. Guardate bene qui. E infine il 4, il 5, scusate, con il 3. Eccolo qua. Questo sarà il vostro disegno finito. Ovviamente, cosa bisogna fare adesso? Bisognerà colorare ogni parte, quindi questa, 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 tutte di un colore diverso che si veda bene. Ovviamente dovete fare poi il cartiglio, 7 e 4 cm come abbiamo fatto per tutte le tavole precedenti, e il lavoro finito sarà questo. Questo l'ho fatto io, guardate che bello, è bellissimo, no? Io l'ho colorato con i pennarelli per farvelo vedere, ma voi potete colorarlo tranquillamente, dovete anzi colorarlo con le matite colorate leggero. Mi raccomando ragazzi, rimandatemi poi una volta fatti i lavori finiti, come avete già fatto con le mail o sul registro, io ve li aspetto. Buon lavoro!